parlami di questo personaggio, se ti rivedi nel personaggio o cosa hai trovato, diciamo, del personaggio che ti appartiene. Allora, dunque, Filippo di Francia, appunto, mi rivedo nel suo personaggio, perché tanto per cominciare aveva più o meno la mia stessa età, e anche il suo modo di pensare, devo dire che, a differenza di Riccardo, che è affascinato dalla guerra, dalla battaglia, invece Filippo è più restio ad andare anche in Terra Santa. Infatti durante lo spettacolo c'è proprio questo confronto tra Filippo e Riccardo, perché Filippo è preoccupato di partire, sostanzialmente, e quindi sì, mi rivedo un po' nel personaggio, certo. Tu pensi che il personaggio di Filippo, a differenza magari anche di dei ragazzi di oggi, diciamo, perché comunque stiamo parlando di secoli addietro, possano rivedere in uno spettacolo del genere anche un supereroe da riconoscersi e quindi trovare una figura di riscatto rispetto ad altri? Beh, forse più che un supereroe, un eroe dei nostri giorni, quello che prova con la ragione, senza superpoteri particolari, ad essere un buon sovrano, se non altro. Ecco, quindi magari sì, possono i ragazzi rivedersi in una persona che sta cercando di usare il suo potere nel modo giusto, forse, se vogliamo. Tu sei molto giovane, cosa provi quando, diciamo, calchi le scene teatrali, cioè stare sul palco? Qual è l'emozione, diciamo, che ti prende di più, avendo il pubblico davanti, oppure scompare tutto e vesti le parti del ruolo che ti spetta? Beh, prima di andare in scena è normale che quella tensione, quell'ansia, che è positiva, che è piacevole, c'è sempre. Poi è normale che una volta cominciato invece lo spettacolo, allora sei completamente nel personaggio e non pensi più al pubblico.